partita seria, approcciando con aggressività un avversario che domenica scorsa aveva dato testimonianza delle potenzialità che ha, più oggi era la partita di esordio di Kingston, quindi Kingston portava in dote ulteriori possibilità al loro arsenale offensivo. Credo che per lunghi tratti di partita siamo riusciti a giocare una partita piuttosto consistente, qualche tiro libero di troppo concesso, dobbiamo essere più attenti, cinici, imparare anche a come dosare le energie in partite di questa tipologia, a meno di 48 ore dal grande sforzo patito nella gara di Eurolega. Anche i risultati di oggi e di ieri testimoniano le difficoltà che ci sono a uscire da turni di gara così duri, così intensi, e poi rituffarsi nel campionato. Quindi un plauso alla squadra che è stata capace di tenere abbastanza lontane le insidie che poteva nascondere una gara come questa. Un avversario che contro Napoli aveva tirato ben 30 volte all'arco dei tre punti, stasera siamo riusciti ad abbassare notevolmente il numero dei loro tentativi. Abbiamo cercato di imporre, come detto, la nostra aggressività, non sempre lucidi in attacco, non sempre precisi quanto vorremmo diventare, però come detto devo riconoscere che c'è stato lo sforzo da parte di tutti per cercare di giocare una partita ad alta intensità, a dispetto del fatto che fossimo a meno di 48 ore dalla gara di Eurolega. La stessa storia sarà la settimana prossima, con la differenza che saremo a Lione e Venezia, quindi due trasferte. Viaggeremo da Lione, ci trasferiremo direttamente a Venezia, quindi anche lì sarà un buon banco di prova per una squadra che ha molti volti nuovi e la necessità di costruire anche una mentalità di lavoro, nella capacità di acquisire informazioni, di trovare quegli equilibri che ci servono per essere performanti sulla doppia competizione. Domande per il coach? I colleghi di Prato TV non si possono mettere nulla. No, ci sono problemi fisici, è una rotazione che abbiamo fatto per cercare di avere sempre una squadra che ci possa dare la possibilità, anche come è successo stasera, magari di vedere per la prima volta in gara ufficiale in campo Visconti, oppure avere una rotazione tra i lunghi che ha ridato spazio a giocatori come Akele, ma soprattutto Grajulis, che è molto lontano da acquisire una condizione ancora adeguata a questo livello. Purtroppo i postumi dell'operazione si vedono, è difficile. L'ipotesi era che l'intero precampionato sarebbe servito a completarne l'inserimento, quando in realtà non è stato presente un singolo allenamento di tutto il periodo di pre-season, quindi è complicato con il calendario che abbiamo riuscire a portarlo ai livelli che servono, quindi sarà un percorso dove è richiesto molta creatività da parte nostra e molta dedizione, molto impegno e disciplina da parte sua.